Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nell'immagine che state vedendo, che è proprio davanti a voi, trovate un mosaico tratto dalla Basilica di San Marco a Venezia, che rappresenta appunto quello che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo. Gesù, che entra a porte chiuse, viene a visitare i suoi apostoli. Dietro, infatti, vediamo che la porta è chiusa e Gesù si mostra con due gesti: il primo, cioè quello della mano destra alzata, che mostra nello stesso momento il segno dei chiodi, ma anche annuncia il suo saluto. Gesù, infatti, dopo essere apparso ai dodici, la prima cosa che dice è: «Pace a voi». Questo gesto è rappresentato appunto da questa posizione della mano che sembra essere corrisposta da tutti gli altri discepoli, tranne da uno, Tommaso, che invece sarà nella seconda parte del Vangelo. Gesù, nello stesso momento, alza anche il lembo del suo mantello per far vedere a Tommaso il segno sul suo fianco. Ed è lì che Tommaso metterà il suo dito. Gesù soffia anche sugli apostoli, tant'è che il movimento delle teste, che è rappresentato in questo mosaico, è in movimento. Tutte le teste degli apostoli si muovono a destra o a sinistra, non perché sconvolti, ma perché arricchiti del fuoco dello Spirito. Gesù così ci fa incontrare e si fa incontrare da Tommaso così come da noi. Lui stesso metterà il dito nella sua piaga, nel suo costato, mentre noi possiamo attraverso questo mosaico riconoscere che il Signore è realmente presente ed è apparso agli undici. Ci sono 4 tratti nel Vangelo che possiamo riconoscere in questa meditazione. La prima è che Gesù viene nel momento del timore, quando siamo spaventati, preoccupati, così come è stato per gli apostoli. Lì possiamo riconoscerlo e facciamo esperienza di lui.
Il secondo aspetto è che Gesù sta in mezzo a loro, così proprio come in questo mosaico. È al centro della scena, non semplicemente perché è più alto rispetto alle altre figure, ma perché ne è il centro vitale di tutto il mosaico. Gesù sta in mezzo a loro, dice il Vangelo, ed è quando facciamo esperienza anche noi di Lui, perché lo riconosciamo centrale nella nostra vita. Gesù, terzo tratto, esprime attraverso il suo segno, cioè il saluto, la pace, quella serenità che viene a portare agli apostoli. Dona la sua tranquillità, dona quell'armonia che crea anche attraverso questo mosaico una lettura chiara di chi è al centro della scena. È Gesù che, seppur sconvolti perché è entrato a porte chiuse, ne è invece ora il centro vitale di tutta la scena. Quarto tratto è che Gesù mostra le sue ferite, proprio quando anche le nostre di ferite sono maggiormente aperte, facciamo esperienza del Signore Gesù. Come allora poter incontrare il Signore in questi giorni in cui siamo distanti dalla comunità e dalle nostre chiese? Due sono le indicazioni che possiamo trarre da questo Vangelo. Il primo è che Gesù manda a perdonare i suoi. Sono poche le regole, pochi i precetti che Gesù dà. Tra i più fondamentali c'è questo: chi ha fatto esperienza di Gesù ha ora il tempo della missione, ed è quella di andare a perdonare. Secondo indicazione che Gesù dà è che soffia lo Spirito. Anche questa movimenta tutta la scena che abbiamo visto nel mosaico, ma lo Spirito che ci dona ci fa prendere largo nella vita, non rimanere chiusi in quel mosaico, ma anzi aprirci alla vita che è senza fine. Signore, entra a porte chiuse nella nostra vita. È giunto il momento di mettere da parte la nostra incredulità. Con il dono della tua pace si aprono i nostri occhi e noi ci affidiamo con umiltà a te che sei risorto. Facciamo nostra l'espressione di Tommaso: mio Signore e mio Dio. Ascoltando con fedeltà la parola, noi deponiamo ai tuoi piedi i nostri pensieri e ci apriamo all'amore misericordioso per essere dovunque presenza di speranza. Preghiamo Cristo, pane di vita, che darà la risurrezione gloriosa a coloro che si assidono degnamente alla mensa della sua parola e del suo corpo. Ripetiamo insieme: donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Cristo, che risuscitato dai morti sei diventato principio e fonte della vita immortale, benedici e santifica tutti gli uomini della terra. Donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Tu che doni ai credenti la gioia e la pace, fa che camminiamo in novità di vita nella luce della tua Pasqua. Donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Conferma nella fede la tua Chiesa pellegrina sulla terra, perché renda testimonianza al mondo della tua risurrezione. Donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Tu che attraverso la passione sei entrato nella gloria del Padre, trasforma in gioia perfetta i lutti e i dolori del mondo. Donaci, Signore, la tua gioia pasquale. Vi ringraziamo della vostra fedeltà nel seguirci. Vi indichiamo la possibilità di partecipare alla messa del Vescovo domenica mattina alle 9:30, oppure quella del Papa. Ci sono tante scelte. Noi promettiamo di incontrarvi con un altro video, grazie a Don Gianni, nel giorno del nostro patrono, cioè giovedì
23 aprile. Abbiamo anche la possibilità di trovare degli schemi di preghiera per la famiglia sul sito della nostra diocesi. Ricordiamoci sempre di pregare gli uni per gli altri per ravvivare il dono della fede che è in noi e perché il nostro sentirsi Chiesa sia sempre vivo e riusciamo, pur in mezzo a queste difficoltà, a essere portatori della gioia del Cristo risorto. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona domenica.